Benvenuti in questo nuovo video, io sono Emma, una delle ginnastiche CSB e oggi, visto che sono stanca di vedermi con questi capelli, sempre in pigiama, ho deciso di cercare di vestirmi bene. Dico cercare perché io non mi vesto mai bene, me lo dicono sempre anche le altre, quindi proverò a vestirmi bene. Mi truccherò e mi sistemerò un po' sti capelli indecenti. Senza altri indugi, buona visione! Allora, pantaloni, jeans neri, semplici, ok, e come maglietta metterò questa magliettina rossa, sto per dire nera, non so perché, sarò daltonica. Quindi vestiamoci, ok, vestite, ci siamo vestite, magliettina, pantaloni neri, ci siamo. Non lo so, non riesco mai a capire se sto bene, se sto male, che ne so io. Ma oggi lo facciamo così, giusto per non essere sempre in pigiama. Quindi. Vabbè, inizio a mettere un po' di primer perché un po' di correttore lo metto. Sotto le occhiaie. Un po' sui miei due foglietti della fronte, un po' sul nasino. E sotto il mento. Il mio bellissimo correttore. Mettiamo anche un po' di cipria. Allora, cos'è che devo fare? Mettere un po' di contorni. Mettiamo un po' di blush. Io non lo vedo. Cioè voi lo vedete? Non vedo niente. Non vedo niente. Gli occhi. Iniziamo con gli occhi. Allora mettiamo un po' di primer per gli occhi. Un zichinin de chi, un zichinin de lì. Vado a mettere il colore scuro. Dovrei lavarli anche i pennelli, ma mi scordo sempre. E poi rimane tutto il colore sul pennello. Però vabbè, ho una gamma di colori più ampia. Andiamo a mettere quello scuro. Vado a fare, lo faccio apposta per la mia faddina, guarda che mi manca tantissimo la mia faddina. Vado a fare la cut crease, quindi ora vado a prendere un bel colorito acceso e voglio splendere oggi, il rosita, prendo il rosita come la mia rosita. Vedi? Vedi? Non sono uguali. Non sono uguali per niente.
Per niente proprio. E quindi? Quindi mi ritengo così? Già, cosa vuoi fare? Vabbè, dovrò lavorare un po' di più sulle simmetrie, perché qua non ci siamo. Non ci siamo proprio per niente. Ok. Sì, poi io ogni volta che mi trucco arrivo alla fine che ho i polsi, le mani, tutti colorati. Mettiamo un punto luce. No. Prima mettiamo un po' di colore sulla palpebra inferiore. Quindi vado a prendere sempre il colore scuro di prima. Prendiamo un ombrettino e facciamo, ops, il punto luce in mezzo. Perfetto. Ora prendiamo una bella matitina nera, così, e vado a metterla sulla pariga inferiore. L'ho messa un po', però vabbè. Ma solo a me o la matita dopo un po' si scioglie e non c'è più? Cioè, io metto la matita, poi arrivo alla fine che non c'è più. Si scioglie nel mio occhio. Mettiamo un mascherino. Poi io non lo so, ho un sacco di capelli, ma proprio tanti. Ne ho tanti e grossi, ma non ho ciglia. Cioè, questa è un'ingiustizia. Quindi messo il mascara così a caso, perché devo metterlo a caso, perché da me altrimenti si è distrutto tutto, e andiamo a illuminare un po' il viso con l'illuminante. Quindi lo mettiamo un po' sul zigomo, sul il zigomo, madonna Emma, sullo zigomo. Un'altra domanda, voi non vi capita mai che, non so, vi arrabbiate da sole, cioè state parlando da sole e a un certo punto vi ritrovate a sgridarvi perché, non so, avete fatto qualcosa che non dovevate fare o avete detto qualcosa che non dovevate dire, ma con voi stesse, a me capita, non so se sono normale, boh. Anche qui. E in teoria ho finito. Quindi questo è il mio trucco, ok? E adesso devo, uno, sistemare il casino che ho fatto e poi mi sistemo i capelli, perché mancano ancora quelli. Ok, allora arrivo. Allora, visto che ho dei capelli indecenti, tenerli sciolti non posso, perché avendo sempre la coda così ormai ho la gobba. Quindi ho pensato di fare, di ritornare un po' bambina e di farmi i due chignon così. Allora adesso vi racconto un aneddoto, se volete sentirlo. Allora, praticamente quando ero piccolina, aspettate, arrivo. Tada, no mamma, non mi vedevo con i codini da un'eternità ormai. Allora, vi stavo dicendo, quando ero piccolina, io mi facevo sempre i codini. Solo che a Magna non piacevano i codini, ma proprio per niente. Allora ho dovuto farmi
la coda, ma io amavo i codini. Quindi questi sono i miei capelli. Adesso vi faccio vedere il look finito, tutto. Ta-da! Questo è il look finito. Vabbè, si poteva fare sia meglio che peggio, però vabbè, ci abbiamo provato, giusto per non rimanere in pigiama anche oggi. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguiteci anche su Instagram, vi lascio tutti i nomi in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Adios!